Iniziare. Prego. Mi sentite? Sì. Sì, era semplicemente la voce che avvisava della registrazione in corso. Ah, ho capito. Beh, noi a una certa età queste cose qui sono un po' più ostiche per noi. Niente, io volevo soltanto ringraziarvi, ringraziare il nostro Massimiliano Uoni e Irene Stolzi, perché c'è un ringraziamento anche non solo istituzionale, ma anche personale, perché questa figura è una figura particolarmente interessante, coinvolgente e poi insomma, anche molto originale. E quindi io sono a ringraziarvi per quello che riuscirò a imparare da quello che voi direte. Credo, Matteo, devi fare l'introduzione? No, allora, Irene. Allora sì, ringrazio molto Massimiliano Boni per aver scritto questo gran bel libro e credo appunto che in queste occasioni sia importante che sia Massimiliano a parlare perché un libro non è mai, diciamo, solo, non è mai solo quello che risulta dal testo stampato, ma è la storia spesso di un percorso più ampio, più complesso, a volte anche più faticoso, che ha avuto come esito appunto la stesura di un volume, tanto più appunto se questo volume traccia un itinerario Pensa. singolare, che è appunto quello di Gaetano Azzariti, che attraversa sostanzialmente 3 stagioni della storia italiana, riuscendo, diciamo, a collocarsi sempre ai vertici istituzionali. Chiaramente il passaggio più complesso, più discusso, di questo itinerario esistenziale è rappresentato dal fatto che dall'essere capo del Tribunale della Razza culmina, diciamo, la sua carriera come presidente della Corte Costituzionale. Mi ha convinto molto, diciamo, del libro di Massimiliano il fatto che la ricostruzione della traiettoria esistenziale di Azzariti non si concentra solo su questo passaggio, che è quello più noto, ma tenta appunto una ricostruzione a tutto tondo di un itinerario appunto che inizia prima e finisce dopo. E da questo itinerario risulta appunto che Gaetano Azzariti è stato anche, forse soprattutto, dimmi Massimiliano se sbaglio, un legislatore, cioè il capo dell'ufficio legislativo e sostanzialmente tu dici sì, mi ero segnato. È artefice di buona parte della legislazione del regime ed è uno dei principali ingegneri della macchina dittatoriale. Quindi, diciamo, sul suo tavolo passano gran parte delle leggi che il regime promulga in quegli anni, comprese le norme, le cosiddette leggi razziali. Quindi, diciamo, quanto tiene, se tiene, la domanda è retorica rivolta a te perché la sua tesi interpretativa è chiara. Però uno degli argomenti tradizionalmente spesi dai giuristi, cioè il fatto che da un lato l'obbedienza alla legge era, come dire, un orizzonte obbligato di lavoro del giurista, e dall'altro però anche l'idea, che l'impegno del giurista sul fronte legislativo, cioè il fatto che il giurista fosse legislatore, poteva rappresentare un freno rispetto alla totale fascistizzazione del diritto. Vi spiego, per esempio, Filippo Vassalli che scrive il Codice Civile del 42, quindi un testo meno connotato ideologicamente, non chiaramente scevro da condizionamenti, dice che l'impegno legislativo del giurista sostanzialmente è un modo con cui si può evitare la totale, no, fascistizzazione dell'ordinamento, un tentativo di mediazione tra direttiva politica e sollecitazioni che invece sono estranee alle direttive del regime. Ecco, è chiaro, diciamo, che questo tipo di argomenti mi sembra tenere molto poco rispetto alla traiettoria di un giurista che invece scrive alcuni degli interventi normativi più direttamente caratterizzati dal punto di vista ideologico. Rispetto a questi, appunto, la legislazione razziale rappresenta l'apice probabilmente più abietto di un tessuto legislativo che aveva progressivamente preso corpo a partire dai fatidici 25-26, 1925-26. Quindi, come dire, non è che quello rappresenta sicuramente un capitolo ignominioso,
ma neanche prima si era poi scherzato più di tanto, no? Perché bisogna anche evitare di cogliere solo quel frutto orribile per, come dire, in qualche modo scolorire anche la serietà degli interventi sulle libertà civili, politiche, sociali che c'erano stati negli anni precedenti. Quindi ti dico, la mia, diciamo, domanda, la mia sollecitazione è questa. Quanto tiene questa idea che l'impegno legislativo del giurista è stato anche un modo per salvare il salvabile? Perché, come sappiamo, questa fu una tesi anche sostenuta da Azzariti, diciamo, nell'ambito del procedimento epurativo, cioè lui sostenne sostanzialmente che il Tribunale della Razza e quindi le pratiche di arianizzazione erano stato uno strumento che aveva consentito di salvare, diciamo, dall'applicazione della legislazione antiebraica una parte, no, della comunità ebraica. Quindi quanto tiene, se tiene, e qual è stata dal tuo punto di vista anche la relazione tra questo tribunale, cosiddetto Tribunale della Razza, e anche le diverse componenti della comunità ebraica, che è un altro aspetto che tu, come dire, sottolinei nel tuo lavoro. A te la parola. Grazie Irene e grazie anche al Presidente Matulli per questa opportunità di parlare di questo volume di Gaetano Azzariti, ma forse non soltanto di Gaetano Azzariti, come riusciremo a fare nel nostro incontro. Allora, la domanda di Irene entra subito nel vivo della questione e io vorrei provare a rispondere partendo da una sua considerazione fatta proprio in apertura, cioè che non è certo l'obiettivo di chi fa ricerca storica quello di andare alla ricerca di capri espiatori. Non è questo l'obiettivo di chi fa ricerca storica, non è stato questo il mio obiettivo, anche se per la verità il lavoro è nato ormai molti anni fa dalla sollecitazione di uno storico e giurista, il quale ritenne che un mio precedente lavoro, per la verità un saggio di poche pagine, che evidenziava il ruolo del Tribunale della Razza e la presidenza di Azzariti, non meritasse attenzione proprio perché rischiava, secondo questa interpretazione, di farne appunto un capro espiatorio, cioè di mettere non in luce il resto della carriera di un uomo che è stato giurista e legislatore per quasi mezzo secolo e che effettivamente, poi mi sono accorto lavorando a questo volume, ha segnato profondamente i caratteri dell'ordinamento italiano e un certo modo di disegnare le relazioni di potere fra gli apparati e la politica. Ma venendo alla domanda, può dirsi che effettivamente Azzariti, che come tu ricordavi è stato direttore dell'ufficio legislativo del Ministero di Grazia e Giustizia, come si chiamava allora, dal 1927 al 1949, possa considerarsi una sorta di freno, di limite alla deriva tirannica del regime fascista? Non è una domanda retorica, non lo è affatto, perché quello che io ricordo più volte è che nel 1965, quando Azzariti ormai è morto da 4 anni e la Corte finalmente trova il tempo di dedicargli una giornata in suo onore, in memoriam, invitando le più alte cariche dello Stato, è presente Saragat, Presidente della Repubblica, il Presidente della Corte di allora, Gaspare Ambrosini, fa un lungo discorso in cui ripercorre tutta la carriera di Gaetano Azzariti. In questo lungo discorso, che tra l'altro mostra una certa capacità retorica perché riesce a parlare della vita di Azzariti, della vita professionale di Azzariti, senza mai citare per esempio la parola fascismo, qualcosa di veramente particolare, ma a un certo punto, leggendo questo discorso, ci si rende conto che cambia qualcosa, cambia la prospettiva, il piano inclinato si muove e quella che doveva essere una giornata che doveva semplicemente magnificare la carriera, la professionalità di Gaetano Azzariti, involontariamente si trasforma in una difesa della figura di Azzariti e probabilmente non soltanto della figura di Azzariti. Cosa intendo dire? Che pur non nominando mai la parola fascismo,
Ambrosini sente la necessità di spiegare perché Azzeride è stato un grande giurista, e la tesi è proprio questa, cioè Azzeride appartiene a quella scuola liberale che c'era prima del fascismo, che è riemersa dopo il fascismo e che durante il fascismo ha cercato di tenere le posizioni il più possibile. E grazie a uomini come Azzeride, dice Ambrosini, che in Italia non si è avuto una realtà ancora peggiore di quella vissuta. Ora che ci penso, è una teoria che è un po' mi riecheggia la tesi crociana del fascismo come parentesi nella storia di questo paese. Non so se toccheremo stasera questo argomento, ma voglio rispondere alla sollecitazione di Irene. È veramente così? Possiamo dire che Azzariti è stato l'ultimo grande liberale che ha tenuto ha salvato il salvabile per 22 anni. Allora, qui dovremo cominciare a dare qualche piccola indicazione ulteriore su Azzariti. Come ho detto, per 22 anni è stato a capo dell'ufficio legislativo del Ministero della Grazia e Giustizia. Ora, che significa questo? Oggi si può interpretare questo ruolo come uno dei tanti che nella costellazione, nell'organigramma del governo, dà spazio, visibilità e potere ai grandi dirigenti pubblici. Sicuramente è così, ma era molto più di così nel 1922. Era molto più di così perché gli apparati dello Stato. Ce l'ha insegnato Melis o Cassese, grandi studiosi dell'amministrazione pubblica, era proprio in quegli anni alle prese con una ristrutturazione che portò poi, per varie vicissitudini, la guerra, ma ancora prima tutte le innovazioni industriali ed economiche, ad una sempre maggiore articolazione degli apparati di governo. Ma questo arriverà soltanto nel corso degli anni. Per buona parte del periodo in cui Azzariti guida l'ufficio legislativo, nell'apparato di governo c'è un solo ufficio legislativo, che è quello appunto di Azzariti. Questo significa, per farla breve, che tutti i provvedimenti di legge, o comunque i più importanti, planano tutti sul tavolo di Azzariti. Non c'è documento che poi venga esaminato in Consiglio dei Ministri che prima non è stato come minimo letto, vistato e magari commentato dall'ufficio di Azzariti, il quale, essendone a capo, è la persona che ha la maggiore responsabilità, ad esempio, nell'elaborare pareri, ma probabilmente anche nell'elaborare le proposte di legge. Questo a tutto tondo. Per quel che riguarda la legislazione razziale, in realtà già Giorgio Fabre, in un volume uscito lo scorso anno, aveva evidenziato che quando nel 1938 vengono approvate le leggi razziali, queste leggi, che secondo anche quello che scrive Melis, hanno visto la partecipazione di più persone, ma non di tantissime persone, perché sono state redatte e scritte in un arco di tempo tutto sommato breve. Ecco, in questo pool di giuristi sicuramente Azzariti ne faceva parte perché lui viene nominato in una commissione, Fabri la chiama piccola commissione, che nasce già nel corso del 38. Poi da questa commissione lui esce semplicemente perché va a presiedere il Tribunale della Razza e perché ha talmente tanti compiti che da questo esce, ma dopo che la legislazione razziale è stata scritta ed è stata avviata. Non solo, secondo elemento. Sappiamo per certo che fece parte del pool di giuristi che redasse una tra le tante norme razziste o persecutorie nei confronti degli ebrei, quella che prevedeva l'istituzione di questo istituto Legelli che doveva poi incamerare i proventi di tutte le confische dei beni degli ebrei. Si tratta di una delle leggi, secondo chi le ha studiate, tra le più dure. E questo lo dimostra il fatto che dopo la fine della guerra ci sono voluti decenni perché gli ebrei potessero anche soltanto in parte riprendersi quello che gli era stato tolto. Di questo ha scritto recentemente Ilaria Pavanna, con questo bel libro che è uscito praticamente in contemporanea col mio all'inizio di gennaio e che quindi mi piace ricordare perché appunto ha fatto
il punto sullo stato di quello che è stato tolto e di quello che non tutto è stato restituito. Ecco, Azzariti è stato regista anche di quelle leggi. C'è questa tesi di fondo per cui, che secondo me non regge, cioè quella che lui ha retto l'onda di piena del fascismo. Io non lo credo, non credo che sia possibile. Faccio questa considerazione, ne faccio almeno un paio. La prima, ma cos'altro di peggio poteva succedere rispetto a quello che è successo? Ricordo gli studi di Sarfatti sulla legislazione razziale fascista che indica chi è ebreo in base a un complicato calcolo delle percentuali di sangue ariano e di sangue ebraico che secondo la legislazione fascista doveva far parte, doveva caratterizzare i perseguitati. Ecco, Sarfatti dice che questa legislazione all'inizio è più dura di quella nazista che si erano dati negli anni 30 con le cosiddette leggi di Norimberga. Non soltanto, ma faccio anche una considerazione politica. È credibile che un uomo che in qualche modo cerchi di mettere i bastoni tra le ruote a un regime dittatoriale, forse totalitario, nei suoi ultimi anni, rimanga in quel posto di responsabilità per 22 anni? Il regime lo sappiamo, abbiamo più di un esempio, non si faceva scrupolo di liquidare dalla sera al mattino figure anche importanti che in qualche modo destavano il dubbio di non essere più allineati ai voleri del potere. Inoltre abbiamo una serie di documenti, di scritti, di lettere, di appunti, di note, in cui altri giuristi, altre figure politiche dimostrano di fidarsi pienamente dell'operato di Azzariti. C'è uno scritto negli anni 40 a proposito della redazione del codice civile in cui un giurista parlando al segretario del ministro Grandi, che in quel momento si trova in Grecia perché l'Italia è in guerra, dice Azzariti funziona benissimo, usa proprio questa espressione. Ecco, Azzariti è un uomo che funziona benissimo, è un uomo che ha saputo sempre comprendere in tutta la sua carriera, non soltanto negli anni del fascismo, per la verità, quali erano in qualche modo i desiderata del potere politico e ha interpretato il suo ruolo come quello di chi doveva offrire al politico di turno tutti gli strumenti per realizzare i propri obiettivi. Lo ha fatto nel regime liberale, lo ha fatto probabilmente anche nel regime repubblicano, ma l'ha fatto soprattutto nel regime fascista. Quindi, senza voler individuare capri espiatori, perché in realtà Azzariti, secondo me, è la punta di diamante di un sistema complesso che si tiene tutto insieme e si salva tutto insieme, perché poi di questo anche magari parleremo. Il fatto che Azzariti non è l'unico che passa indenne il processo di depurazione, magari ho cercato almeno di comprendere o di dare una lettura di come questo sia stato possibile. Ecco, se teniamo conto di tutto questo, io credo che la lettura tutto sommato innocentista o comunque minore, per così dire, secondo cui Azzariti ha cercato di frenare le derive peggiori del regime, non sia spendibile, non sia sostenibile. Grazie, Cecilia. Senti, sul fronte specifico, no, del modo di operare del Tribunale della Razza e della stessa idea di costituire il cosiddetto, che poi era una commissione appunto incardinata presso il Ministero dell'Interno, che avoca a sé con grande gelosia tutte le questioni relative, no, all'applicazione, all'interpretazione della legislazione razziale, con questo entrando anche in parte in conflitto con alcuni magistrati. Ecco, rispetto al funzionamento di questo tribunale, lo dico per chi non lo sa, doveva giudicare sulle istanze di arianizzazione, no? Cioè era possibile tentare di dimostrare che non si apparteneva, come si diceva allora, alla razza ebraica, ma si aveva un ascendente ariano che quindi arianizzava, per così dire, anche i successivi gradini della progenie. Chiaramente questo avveniva presentando la gran parte delle volte certificazioni false. È ricostruito, ormai direi che io non ho mai lavorato espressamente su questi fronti, ma
mi pare che la storiografia sia un'anima nel ricostruire un traffico, no, di faccendieri, di personaggi di dubbia, come dire, moralità pubblica, diciamo, che in qualche modo lucravano su questo strumento, che credo abbia determinato anche importanti lacerazioni e, all'interno della stessa comunità ebraica. Mi è capitato di leggere, no, anche qualche storia personale di parti di famiglie che decidono di tentare questa via, e altre che viceversa la ritengono una, come dire, una richiesta di abiura, di, insomma, una brutta pagina, ecco, direi. Quindi, secondo te, tiene, quanto tiene l'idea che questa istanza sia stata costituita anche con l'intento in qualche modo di salvare dal destino discriminatorio o delle leggi razziali, perché poi c'erano anche le procedure di discriminazione che sono altre, una parte della, appunto, della comunità ebraica, o ecco, perché questo è stato uno dei grandi temi, no, portati a sostegno dell'operato di, non solo di Azzariti, perché quello che dicevi tu, i tre magistrati componenti il Tribunale della Razza, due vanno in Corte Costituzionale, uno diventa presidente di una sezione della Cassazione. E quello che tu dicevi, ecco, secondo me bisogna stare molto attenti a evitare esiti uguali e contrari, cioè fino a un certo punto non si è accesa l'attenzione su queste vicende anche biografiche, che poi non sono solo biografiche, sono indicative del modo con cui un paese ha scelto di, come dire, affrontare o non ha scelto di affrontare la transizione. Bisogna appunto stare attenti a non identificare alcuni capri espiatori o alcune figure emblematiche sulle quali addossare, diciamo, unicamente responsabilità che invece coinvolgono, diciamo, un modo più ampio e articolato con cui si è deciso, no, di affrontare il passaggio dal fascismo alla Repubblica. Lui poi diventa consulente di Togliatti, collabora attivamente a mettere alla, diciamo, a confezionare l'amnistia. Quindi, insomma, si entra in un territorio di estrema complessità. Ecco, sul Tribunale della Razza, qual è la tua valutazione, insomma, che poi è quella che emerge dal libro? Allora, sul Tribunale della Razza, che è un po', diciamo, il nucleo intorno al quale il libro ruota, per poi dipanarsi cercando di inseguire Azzariti in tutta la sua carriera, in tutta la sua vita, effettivamente mi sono dovuto confrontare con una lettura che fa un po' il paio con quella che abbiamo visto prima. Cioè, il sillogismo è questo: ma se Azzariti è effettivamente stato nell'animo un grande liberale, sempre legato a quei valori, ha cercato di salvare il salvabile, non è possibile allora che il Tribunale della Razza, che lui ha presieduto dalla Costituzione fino al 1943, sia stato uno strumento che andava contro gli ebrei. Ed è una lettura che dà lo stesso Azzariti, insieme agli altri suoi compagni, diciamo, d'avventura o di disavventura, di cui vorrei ricordare i nomi. Insieme ad Azzariti fanno parte del Tribunale della Razza Antonio Manca, che sarà, come tu ricordavi, anche lui giudice costituzionale, e Giovanni Petraccone, che poi sarà presidente di sezione di Cassazione. Ma dovremmo ricordare anche Giuseppe Lampis, perché è il braccio destro di Azzariti, che lo segue in tutta la sua carriera, che Azzariti porta con sé al Tribunale della Razza e che ritroverà in Corte Costituzionale, perché anche Giuseppe Lampis sarà un giudice costituzionale. E questo lo dico perché anche questo, per rispondere a una tua sollecitazione, ci dà in qualche modo l'idea di un apparato e di una continuità di uomini, di mezzi e di strutture, anche passando da un ordinamento all'altro. Ma andando con ordine, il Tribunale della Razza, lo ricordavi tu, si tratta in realtà di una commissione amministrativa che però ha una particolarità: viene istituita nel 1939, ma ha all'interno una maggioranza di magistrati, è formata da 5 persone, di cui Azzariti è presidente, altri 2 magistrati e poi 2 dirigenti, prefetti, che provengono dal Ministero dell'Interno. È formalmente incardinata all'interno del Ministero dell'Interno, ma nasce alla testa, per così dire, al Ministero di Grazia e Giustizia. Di questo possiamo ormai darne contezza e affermarlo con certezza, perché anche qui sono emerse delle carte
che fino a questo momento non erano mai state citate, e sono le carte scritte di pugno da Azzariti, con le quali, confrontandosi con il suo collega capo del personale del ministero, Azzariti fa i nomi di Lampis, di Petraccone e di Manca, dicendo: nomina, scegli loro come componenti. Non soltanto, ma è sempre lo stesso Azzariti che scrive di proprio pugno il decreto di nomina che poi firmerà Grandi per la nomina di questi tre alla commissione, al Tribunale della Razza. Quindi la partecipazione di Azzariti è perfettamente consapevole, è una partecipazione in qualche modo da lui decisa, e io credo che questo sia inevitabile. La mia idea è che, avendo lui, se non scritto, comunque supervisionato la redazione di questa legge istituita dal Tribunale della Razza, conseguentemente poi è stato messo a capo della struttura per fare in modo che tutto filasse nel verso giusto. Ma questo è il punto: qual era il verso in cui doveva filare il Tribunale della Razza? Lo stesso Azzariti, quando nel 1945 viene sottoposto a procedimento di depurazione, e anche qua apro una piccola parentesi, perché sono rimasto sorpreso quando poi, leggendo tutto quello che era stato pubblicato su Azzariti, mi è capitato di leggere che, secondo alcune ricerche, Azzariti non era mai stato sottoposto a procedimento di depurazione. Non soltanto Azzariti è stato sottoposto a procedimento di depurazione, ma è un procedimento molto lungo, che dura circa un anno, e che si concluderà, per quel che riguarda la competenza degli uffici, con una richiesta, in qualche modo, di condanna, cioè con la messa a riposo di Azzariti, che è la sanzione più grave che si poteva adottare nei confronti delle persone sottoposte a depurazione. Ma detto questo, Azzariti, sottoposto a procedimento di depurazione, risponde al questionario che gli viene sottoposto circa la domanda se avesse mai favorito il regime e quindi perseguitato, andando contro gli oppositori del regime. Lui dice espressamente che questo non è mai successo, che lui non si è mai compromesso fino a questo punto, e che anzi, aggiunge, parlando di sé in terza persona, fece parte di una commissione tecnico-giuridica, il Tribunale della Razza appunto, che grazie ad essa permise a molte famiglie israelitiche di salvarsi. Lui scrive di sottrarsi ai rigori delle leggi razziali. Ora, una prima considerazione preliminare: questa risposta la danno praticamente nello stesso modo, nella stessa forma, utilizzando le stesse parole, anche Manca e Petraccone. È evidente che c'è un coordinamento fra i tre, è evidente che i tre hanno deciso che linea difensiva elaborare e sulla quale attenersi. Ma il punto è, andando nel merito, fu veramente così? Cioè, possiamo dire che un ebreo che, per evitare la persecuzione, portava prove false, nella maggior parte dei casi, come è notorio, fin in quegli anni, pagando una altissime cifre frutto della concussione o della corruzione, a seconda dei casi, a tutto il personale che gravitava intorno al Tribunale della Razza, portasse poi a un risultato positivo? Possiamo dire che uno strumento del genere fosse a favore degli ebrei? Allora, qui non c'è soltanto... Io faccio due considerazioni. La prima è questa: possiamo dubitare di questa interpretazione per quello che è stato detto e che è notorio, ripeto, cioè il Tribunale della Razza è uno strumento che giudica in base a documenti falsi e che spesso arriva a un risultato favorevole per chi ha fatto domanda, soltanto perché chi ha fatto la domanda ha dovuto pagare molto. C'è proprio un tariffario a un certo punto a Roma, è talmente diffuso che ne parla Calamandrei nei suoi diari, in pagine ormai famosissime, ma non soltanto. A me colpisce molto il caso di quel gerarca, neanche romano, ma di Padova, che approfitta di una visita ufficiale di Mussolini a Padova per dire davanti a tutti che devono smettere gli scandali che si fanno a Roma sul Tribunale della Razza. Ecco, era arrivata a tal punto la voce sulla bocca di tutti delle pratiche corruttive che c'erano nel Tribunale della Razza, che era diventato in pratica un segreto di Pulcinella. Ma in realtà c'è una seconda considerazione che io faccio per contestare questa idea che il Tribunale della Razza tutto sommato andasse a favore degli ebrei, perché questa idea
non è così lontana da noi. Ancora oggi, mentre io scrivevo questo volume, mi confrontavo quindi con amici, giornalisti, storici, giuristi, sentivo ogni volta che si toccava il tema del Tribunale della Razza questa forma di argomentazione, magari un po' imbarazzata, da persone completamente in buona fede, che non conoscendo il Tribunale della Razza nei suoi funzionamenti più nel dettaglio, elaboravano questa forma di argomentazione, cioè sì, sarà quello che dici te, ma se poi il risultato è che la persona uscita dal Tribunale della Razza non era più perseguitata, oggettivamente questo è un vantaggio per la persona. Ecco, oggettivamente sì, ma forse no. E l'obiezione che alla fine ho fatto, ho cercato di elaborare nel libro, e che mi si è formata leggendo altre carte di cui dirò, è questa. Cosa succede? Cerchiamo di immaginare il meccanismo. C'è un ebreo il quale cerca in tutti i modi di sottrarsi alla persecuzione. Una persecuzione che gli toglie i diritti, che gli toglie i beni, che a un certo punto dall'oggi al domani lo ha messo in una condizione di minorità. Può fare molte cose per cercare di sottrarsi a questa persecuzione. Può abiurare, per esempio. Può cercare di rinunciare alla propria identità e magari convertirsi. È un fenomeno questo purtroppo molto diffuso, che spiega anche la condizione di estrema privatezza in cui si ritrovano improvvisamente gli ebrei italiani. C'è una lettera di Dante Almanzi, che sarà poi presidente della Comunità di Roma, che scrive al rabbinato italiano dicendo: spiegate anche voi agli ebrei che la biura e la conversione non li priverà della persecuzione, non gli consentirà di sottrarsi alla persecuzione. Quindi questa è una prima soluzione. Una seconda soluzione è cercare di attenuare la persecuzione, per esempio dimostrando di aver avuto una medaglia al valore durante la Prima Guerra Mondiale, o di aver preso la tessera fascista nella prima ora del fascismo. In questo caso può sperare di avere una discriminazione, cioè un'attenuazione dei rigori della persecuzione. Poi c'è la terza strada. La terza strada è quella appunto di entrare al Tribunale della Razza. In questo modo bisogna però, come è stato detto, dimostrare in qualche modo che in realtà è lo Stato che ha preso un granchio, che ha sbagliato, perché quello che sembrava essere un ebreo in realtà era un ariano. E come si fa a dimostrare questo? Bisogna semplicemente dimostrare, semplicemente ovviamente tra virgolette, dimostrare che uno dei genitori, cioè la madre, o ancora prima la nonna ad esempio, abbia intessuto una relazione extraconiugale. Cioè bisogna dimostrare un tradimento, un adulterio, un inquinamento nella logica della persecuzione razziale del sangue, per cui è entrato nelle vene di quello che sembra un ebreo, del sangue ariano, la persona che fa richiesta dice: considerate il sangue ariano che scorre in me, non quello ebraico, e quindi consideratemi ariano e non più ebreo. A me sembra evidente che già così ricostruita si possa comprendere questa posizione per cui il Tribunale della Razza non aiutava affatto gli ebrei, ma faccio un'ulteriore considerazione. Leggendo le carte che poi processuali che riguardano uno dei componenti del Tribunale della Razza, cioè il prefetto Lepera, che viene sottoposto a processo soprattutto per la vasta corruzione che lo aveva riguardato nel 1945, Lepera deve scagionarsi anche dall'aver fatto parte del Tribunale della Razza. Il suo difensore non soltanto cita a processo Azzariti, che quindi va lì e fa una deposizione, ovviamente difendendo l'uno e l'altro, ma porta come prova a difesa una lettera del segretario di Stato del Vaticano, cioè il ministro degli esteri del Vaticano, il cardinale Maglioni, il quale in questa lunga lettera scritta a Tacchi Venturi, il padre dei Gesuiti, spiega che la Chiesa ha una profonda necessità di difendere quelle persone, vado a memoria, quindi, ma il senso della lettera è questo, che avevano a un certo punto finalmente scoperto la strada della vera fede, perché si erano convertite e avevano cambiato la loro identità religiosa da ebrei a cattolici.
questo allora l'elemento ulteriore che io ho cercato di mettere a sostegno della mia idea che il Tribunale della Razza, a differenza di quello che dice Azzariti, non era affatto uno strumento che difendeva gli ebrei, perché il risultato era lo stesso di quello che si otteneva con le altre strade della persecuzione, cioè si colpivano gli ebrei. Il Tribunale della Razza faceva scomparire gli ebrei. Dove prima c'era un ebreo, poi c'è un ariano. Da un punto di vista della logica della persecuzione, il Tribunale della Razza è perfettamente in linea con la persecuzione razzista, perché l'obiettivo del fascismo è appunto quello di mantenere in condizioni di minorità gli ebrei o di allontanare gli ebrei, perché ricordiamo anche questo, che il fascismo apre le porte a tutti gli ebrei che vogliono emigrare, cioè che vogliono lasciare questo paese. Da questo punto di vista, dare una patente di ariano a un ebreo, dicendo che da quel momento in poi va considerato ariano, è un modo alternativo per raggiungere lo stesso risultato, quello della persecuzione, quello della persecuzione della presenza ebraica nel nostro paese. Poi, come diceva Irene, e chiudo, è vero anche quest'altro elemento, cioè che questa pagina, il Tribunale della Razza, è una pagina molto dolorosa anche per l'ebraismo italiano, perché se guardiamo i numeri, parliamo di numeri molto esigui, meno di 200 domande, probabilmente sulle 150 domande. Ma se cerchiamo i nomi delle persone che fecero domanda, noi li possiamo individuare in tre categorie. Una prima categoria sono quelli che in qualche modo riescono a farsi fare un favore. Sono casi spiccioli, per così dire. Per esempio, Lepera, che è la figura di cui vi dicevo prima, porta nel proprio processo il caso di una persona che si fa arianizzare la moglie e ottiene questo favore semplicemente perché è stato l'agente immobiliare che ha venduto casa a Lepera. Ecco. Quindi per questo dico piccoli, piccoli favori, spicci. Poi c'è una seconda categoria e riguarda quelle persone che sono all'interno dell'apparato fascista. Sono per esempio le mogli di gerarchi fascisti. In questo caso le mogli vengono arianizzate. Si fa un favore agli amici, si fa un favore in qualche modo ai colleghi, magistrati, avvocati dello Stato, militari, a persone che in qualche modo... a cui non si può dire di no perché fanno parte dello stesso contesto. E poi c'è la terza categoria, che in realtà abbraccia già questa seconda, ma si caratterizza ulteriormente, che riguarda ebrei facoltosi che già da tempo hanno completamente, vivono in maniera del tutto assimilata, che in qualche modo avevano dimenticato di essere ebrei. È il fascismo che glielo ricorda con le leggi razziali. A quel punto si ribellano a quella che considerano una doppia ingiustizia, proprio perché loro non si sentono più tali, e quindi il regime fa per loro un favore. Ecco, io penso che la legge istitutiva del Tribunale della Razza si può leggere anche in questo modo: uno strumento ad hoc per favorire chi per varie ragioni era in rapporto di prossimità o anzi di integrazione col regime fascista. Quindi da questo punto di vista è anche uno strumento forse, no, per lacerare, quindi afflittivo anche perché è volto a lacerare una comunità e a selezionare quelle parti che per le ragioni che tu dicevi potevano essere considerate prossime o integrate rispetto alla visione e alla politica del fascismo. Senti, che idea ti sei fatto della relazione tra Azzariti e Togliatti e di una transizione che da un certo punto in poi assume non più i contorni dell'epurazione, della possibilità di epurazione, ma dell'amnistia, no? Quindi assume i contorni molto diversi. Che idea ti sei fatto? E poi, se c'è tempo, faccio una domanda su Azzariti in Corte Costituzionale. Allora, io ho notato questa cosa, che quando il libro è uscito, ma ancora prima il saggio di alcuni anni fa, una certa parte, diciamo, per così dire, dell'opinione pubblica, che ha dato anche un po' risalto al saggio e poi al libro, ha evidenziato molto la presunta responsabilità di Togliatti nell'amnistia e nel fatto che avesse portato con sé
quando entra il ministro della giustizia, perché spieghiamo anche questo, il legame è dato da questo, che nel 45 Togliatti per alcuni mesi diventa ministro lui stesso di grazia e giustizia. E dovendo ricomporre lo staff di più stretta collaborazione, decide di tenersi non soltanto Azzariti all'ufficio legislativo, ma per esempio anche Manca. Si tiene anche Manca a capo del personale. E quindi questo viene addebitato a Togliatti come una sorta di ulteriore dimostrazione del suo opportunismo, del suo cinismo. E in più si aggiunge come carico, Togliatti poi, grazie all'aiuto di Azzariti, scriverà la legge sull'amnistia che, come è noto, fu poi portò a risultati scandalosi per l'applicazione che se ne fece, che praticamente mandò liberi anche i più efferati torturatori e persecutori fascisti. La mia posizione è questa. Io credo che le responsabilità sicuramente ci sono state, perché parliamo di Togliatti ministro, ma mi sembra che quando si voglia addossare soltanto a Togliatti la responsabilità di aver salvato, per così dire, una buona parte della classe dirigente della magistratura, si ecceda e forse si vuole un po' eccedere, un po' per la propria formazione, perché questa lettura viene soprattutto da ambienti liberali. Ecco. Invece la mia idea è un po' diversa, cioè io credo che innanzitutto nel 45, dobbiamo anche precisarlo, non c'era, o era molto scarsa la sensibilità di comprendere quali erano stati gli effetti della persecuzione razziale. Gli stessi ebrei a lungo, dopo la fine della guerra, non parlarono dei torti subiti, della persecuzione, pensiamo a Primo Levi, ma anche a molti altri testimoni, che soltanto a distanza di anni trovarono le forze e il modo di narrare quello che era successo. Ma soprattutto, per tornare a Togliatti, Togliatti ha una grande necessità, la necessità di spendere il proprio ruolo come ministro in maniera efficace e non rimanere ostaggio di un potere, quello della magistratura, che lui intuisce o sa molto refrattario ai cambiamenti. In altre parole, la mia idea è che Togliatti si rende conto che deve tenersi Azzariti e deve tenersi persone come Manca, perché anche la figura di capo del personale è una posizione strategica, perché altrimenti rischia una rivolta silenziosa della magistratura. In qualche modo accetta una mediazione che sta già di sconfitta. Questa è un'idea che mi sono fatto, perché leggendo anche le carte dei consigli dei ministri risulta come, per cui parlare dell'epurazione, più di una volta Togliatti entra in consiglio dei ministri con una lista di magistrati che devono essere epurati perché estremamente compromessi col fascismo, e ogni volta quella lista se la deve rimettere in tasca. Perché, per esempio, il presidente del consiglio, Alcide De Gasperi, nettamente si oppone, lodando le grandi doti di giuristi come Azzara, come Eula, tutte figure che occupano le posizioni più alte della magistratura italiana e che però erano state tutti enormemente compromessi col fascismo, non solo per gli incarichi ricoperti, ma anche per gli scritti, per esempio. Molti di questi magistrati avevano pubblicato, per esempio, scritti o hanno fatto parte di comitati scientifici delle riviste razziste. Quindi se c'è una responsabilità nell'aver consentito a tantissime figure compromesse di transitare dal fascismo alla Repubblica, io credo che la responsabilità di Togliatti debba essere condivisa. Certamente Togliatti, la frase che viene riportata da De Feo è notoria, lui disse: se è una persona che funziona e che è capace, non mi importa nulla di quello che ha fatto. Ecco, probabilmente è una frase che lui ha pronunciato. Però credo che l'opportunismo di Togliatti debba essere misurato all'opportunismo di anche altre parti politiche. Per quel che riguarda l'amnistia, io credo che sia stata scritta, se non da Azzariti, comunque sia uscita dall'ufficio legislativo di Azzariti. Abbiamo alcune testimonianze che vanno in questo senso, che dicono cioè che Togliatti non accetta neanche il confronto in Consiglio dei Ministri, ma porta un testo già scritto. E quanto all'applicazione, c'è da ricordare due cose: che
Togliatti proverà a fare una circolare per restringere l'interpretazione più lasca, più debole dell'amnistia, ma che appena prova a scrivere questa circolare ci sarà una rivolta delle toghe che lamentano l'inviolabilità della loro autonomia. Quindi questa è un'altra sconfitta di Togliatti. L'applicazione dell'amnistia la fanno i magistrati. Saranno i magistrati, per esempio, a sentenziare ragazza partigiana, oggetto di stupro collettivo, non è in realtà una vittima da parte di persecutori, che quindi possono essere amnistiati, sia perché lo stupro non è un reato che offende la persona, ma offende la morale pubblica, sia perché una ragazza partigiana che aveva vissuto con altri partigiani sui monti era probabilmente una ragazza di facili costumi. Ecco, sono state delle sentenze di Cassazione che sono arrivate a scrivere qualcosa del genere. Quindi lo scandalo che c'è, io direi, diamo a Togliatti la sua responsabilità, ma poi individuiamo anche, non facciamo le responsabilità di un intero corpo. Torniamo un po' allo stesso punto, che sono processi di estrema complessità che non possono essere, no, valutati trovando un nome o pochi nomi. Peraltro questo episodio che tu ricordi della partigiana stuprata viene tirato fuori in Assemblea Costituente, non mi ricordo da quale delle costituenti, ma recentemente mi sono occupata del dibattito in Assemblea Costituente sull'ingresso delle donne in magistratura. Dibattito, insomma, molto faticoso da leggere in alcuni suoi passaggi, perché, insomma, riemerge un repertorio veramente vieto di stereotipi sul femminile, oltre anche a certe voci favorevoli invece. Quindi, insomma, sorprende che un'assemblea che stava elaborando una norma sull'eguaglianza tra le più belle che abbiamo, poi non riesca a incanalare nella prospettiva dell'eguaglianza l'ingresso della donna in magistratura e ritiri fuori tutta una serie di insomma, riferimenti di capacità attitudinali del femminile veramente, insomma, interessanti, diciamo così, da leggere. E questa costituente dice: ma dice, stiamo scherzando, dice, difendiamo, diciamo che le donne non hanno l'equilibrio, la maturità, la razionalità per fare i giudici quando leggiamo sentenze di questo tipo ai danni appunto di partigiane che hanno, diciamo, messo a rischio la vita, hanno subito cose atroci e non vengono, e i colpevoli non vengono ritenuti responsabili. È proprio lo stesso, credo, episodio a cui ti riferivi tu. Sì. Scusa, E, senti, l'ultima cosa. scusi Sì, Irene, scusa. però ecco, proprio perché mi pare che un filo conduttore è proprio questo, che si fa storia cercando di interpretare i fatti, di trovare quello che Certo. manca e poi di mettere tutto in collegamento. Dobbiamo ricordare che sarà la Corte Costituzionale a rimuovere l'ostacolo all'ingresso delle donne in Certo. magistratura o nelle carriera prefettizia, e sarà una sentenza pronunciata con Gaetano Azzeriti presidente. Ecco, questo diciamo per dare il Ma la quadro. cosa interessante, allora, se vogliamo, è che nel 58 la Corte Costituzionale ritiene legittima con una sentenza complessa l'esclusione delle donne dalla magistratura, e nel 60, cioè 2 anni dopo, vi viceversa, insomma, abroga quella norma del 19, l'articolo 7 di quella legge del 19, e che poi dà luogo all'ingresso. Quindi Questo è anche. interessante perché ci dà idea delle dinamiche che possono svilupparsi all'interno del collegio. Sono incredibili, sono due sentenze vicinissime nel tempo che si appoggiano a riferimenti molto diversi, e quella del 60 poi è quella che apre le porte delle donne. Della magistratura alle donne. Senti, io ti chiederei qualcosa in conclusione sulla prima sentenza della Corte Costituzionale, la prima del 56, la se sentenza numero 1 del 56. Ho visto che appunto Azzariti è relatore di questa sentenza, non è ancora presidente della Corte, ed è una sentenza importantissima che noi, insomma, bazzichiamo molto anche con gli studenti, a cui diamo molta importanza, perché da un lato, di fronte, allora lo dico per i non addetti ai lavori, viene impugnata una norma del testo unico di pubblica sicurezza del 1931, quindi una norma emanata durante il fascismo, che sostanzialmente subordinava qualsiasi forma di espressione del pensiero a una previa autorizzazione della pubblica autorità, quindi sostanzialmente impediva
comunicati, divulgazione di volantini, di stampe, organizzazioni e manifestazioni che non fossero autorizzate dall'autorità. Evidentemente era un modo per autorizzare solo quelle manifestazioni ritenute compatibili con la visione fascista del mondo. Questa norma, anche attraverso una vicenda interessante, viene impugnata e si ritiene che contrasti con l'articolo 21 della Costituzione, che viceversa riconosce la libertà di manifestazione del pensiero. La difesa, diciamo, la posizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, espressa dall'Avvocatura dello Stato, è iperconservatrice. Cioè dice che la Corte Costituzionale non può estendere il proprio sindacato sulle norme antecedenti all'entrata in vigore della Costituzione. Molte di queste norme, vale la pena ricordarlo, erano state emanate nel ventennio fascista, quindi avevano più di un'impronta autoritaria sul proprio volto. E poi, diciamo, l'Avvocatura dello Stato dice che sostanzialmente non è possibile dichiarare l'incostituzionalità per contrasto di una norma con una disposizione programmatica della Costituzione. Quindi dice, non, se la, in qualche modo tenta di comprimere, di ridurre la portata del sindacato della Corte Costituzionale. L'istituzione della Corte Costituzionale non è banale, perché per ragioni molto complesse si ha difficoltà a immaginare che ci possa essere un giudice delle leggi, il che voleva dire anche riconoscere alla Costituzione una forza normativa vera e propria, riconoscere la norma. Quindi ci sono tutta una serie di circostanze che rendono faticoso l'avvio del lavoro della Corte. Ecco, questa sentenza la Corte invece è fissa in maniera molto netta, molto forte il proprio campo di azione. Cioè, dice che il sindacato di legittimità costituzionale si può estendere anche alle norme entrate in vigore prima dell'entrata in vigore della Costituzione, quindi, come dire, estende anche verso il passato il proprio compito, il proprio ruolo di organo, appunto, di giudice delle leggi. E poi sostiene sostanzialmente che può essere dichiarata costituzionalmente illegittima una norma anche per contrasto con una norma costituzionale programmatica. Quindi anche una norma costituzionale programmatica può in qualche modo servire a dichiarare costituzionalmente illegittima una norma previgente in contrasto con essa. Quindi, ammesso e non concesso che questa distinzione tra norme precettive e norme programmatiche tenga, e la Corte dubita, comunque anche la norma programmatica ha una potenza, diciamo così, abrogativa. Ecco, questa sentenza quindi ammette che la Corte allunghi lo sguardo anche sulla normativa previgente, cioè anteriore all'entrata in vigore della Costituzione. Quindi sostanzialmente questa sentenza autorizza quell'opera, come si diceva allora, di bonifica costituzionale dell'ordinamento che andava fatta proprio perché l'Italia repubblicana si porta dietro molte norme, appunto, emanate nel periodo fascista. Ecco, come concili, no, la figura di Azzariti che abbiamo visto in qualche modo finora col fatto che poi lui è relatore di una sentenza che dice, ecco, la Corte può mettere le mani sulla normativa previgente e allinearla ai valori della Costituzione democratica. Qui non è lo sguardo di chi dice, come dire, lasciamo il passato al passato, ma dice, no, mettiamoci le mani e cerchiamo di trovare un allineamento ai valori della neonata, insomma, neonata non tanto perché erano già passati un po' di anni, ma insomma della nuova Costituzione democratica. Dunque, la questione è ancora più problematica se aggiungiamo un ulteriore elemento. Quando si va a discutere in udienza pubblica questa causa, che appunto, come ricordavi, è la prima causa che la Corte discute, la discute sulla spinta, sulla norma sollecitazione della magistratura, perché la Corte, come tu dicevi, avvia i propri lavori con 8 anni di ritardo rispetto all'entrata in vigore della Costituzione, perché anzi, sì, con 8 anni perché era stata frenata dal Parlamento, cioè dal partito di maggioranza relativa, Democrazia Cristiana, che non aveva provveduto a nominare i giudici di propria competenza del Parlamento. Ma alla fine, quando comincia i propri lavori, si trova sul tavolo la richiesta di una trentina di magistrati, molti dei quali quasi tutti pretori. Tra questi ne va a ricordare almeno uno, Antonino Caponnetto, Caponnetto, infatti. che è giovanissimo, con un foglio, scrive,
quasi di getto, per così dire, un'ordinanza di rimessione, come si dice tecnicamente, con cui chiede alla Corte, insieme a tutti gli altri suoi colleghi, di valutare legittimità costituzionale di questo articolo 113, che, come tu ricordavi, comportava la necessità, per affiggere un manifesto, per distribuire un volantino, anche soltanto per andare in giro per le vie di un paese con un altoparlante, di avere prima l'autorizzazione del questore. E quindi era successo che moltissime persone, operai spesso, avevano fatto attività politica senza avere l'autorizzazione del questore, avevano affisso un manifesto, per esempio, al Partito Comunista, al Partito Socialista, senza l'autorizzazione del questore o contro il diniego del questore, e si erano visti un processo penale a proprio carico. Da qui era stata sollevata la questione alla Corte. La questione più problematica, dicevo, perché? Perché quando si va nell'aprile del 1956 a fare la prima udienza, l'avvocato dello Stato, un po' perfidamente, ma facendo bene il proprio lavoro, cosa deposita agli atti? Deposita uno scritto di un insigne giurista che pochi anni prima aveva sostenuto che effettivamente la Corte Costituzionale non era competente a giudicare le leggi anteriori al 1945, e questo giurista era Azzariti. Cioè Azzariti aveva pubblicato degli scritti che sposavano in pieno la tesi più conservatrice, quella appunto che manteneva lo status quo o perlomeno escludeva che la competenza della Corte interessarsene. Sarebbe stata soltanto la magistratura ordinaria, cioè la Cassazione, quella stessa Cassazione infarcita, per così dire, di magistrati compromessi col regime, a dover valutare se e come fossero legittime le leggi fasciste. Eppure succede qualcosa di sorprendente, e cioè che Azzariti, nominato relatore della causa, porta la Corte a una sentenza di legittimità costituzionale. Una sentenza questa che fa un enorme rumore, non solo nell'opinione pubblica, ma anche dentro i palazzi che contano, i palazzi della politica. Basti pensare che la Corte Costituzionale è nata anche con la grande diffidenza delle sinistre, che, memori della compromissione della magistratura, vedevano con estrema sfavore un'ulteriore super magistratura che doveva controllare la costituzione delle leggi. Eppure questa sentenza consente invece di ribaltare completamente il tavolo. Da quel momento in poi saranno le sinistre a difendere, a vedere nella Corte Costituzionale uno strumento di tutela e di attuazione dei principi costituzionali, dei principi democratici, e sarà invece il potere più conservatore, liberale, democristiano, invece a guardare con diffidenza la Corte Costituzionale. Cosa è successo allora? Qui si possono fare una serie di considerazioni. Una prima, se volete, formale, ma fino a un certo punto, è che Azzariti è il relatore della sentenza, ma non necessariamente il redattore, perché mentre oggi, da alcuni anni, ormai da una trentina d'anni, se voi vedete le pronunce della Corte, vedrete che in calce c'è il nome del redattore, cioè di colui che ha scritto la sentenza. Agli inizi la Corte indica semplicemente il nome del relatore, volendo cioè affermare che poi la decisione è una decisione collegiale, che non necessariamente il relatore, che è quello che ha studiato la causa e la porta di fronte agli altri giudici, è poi quello che ha un ruolo predominante nella stesura della sentenza. Un secondo elemento che ho individuato da un piccolo libretto che anni dopo scriverà Giovanni Leone, che è stato Presidente della Repubblica, Presidente della Camera, ma ancora prima è stato un avvocato, un importante avvocato, espressione della scuola napoletana e allievo di Enrico De Nicola, primo Presidente della Corte. In questo libretto Giovanni Leone abbastanza esplicitamente dice che fu De Nicola a commissionare all'esterno un parere su questa causa e a ricevere un parere, probabilmente dello stesso Leone, di legittimità costituzionale della norma. Quindi, in altre parole, Leone dice: è stato grazie a questo impulso che è provenuto dall'esterno che la Corte si è potuta indirizzare verso una pronuncia di legittimità costituzionale, che quindi è stato De Nicola, acquisito questo parere, a dare la linea al collegio. C'è poi un terzo elemento da valutare oggettivamente, è che bisogna considerare che, questo vale per la Corte Costituzionale, ma probabilmente per ogni collegio giudicante, si entra con una propria idea e poi si deve fare i conti con le opinioni degli altri.
Quindi niente di più facile che Azzariti in qualche modo si sia convinto, si sia lasciato convincere all'interno della discussione che avviene nella massima segretezza in Camera di Consiglio da parte degli altri colleghi, degli altri giudici, che la strada da seguire è un'altra. Faccio un'ultimissima considerazione al riguardo, che mi permette di dire come Azzariti effettivamente in tutta la sua carriera, e questo forse spiega i suoi grandi successi, è stato sempre un uomo capace di mettersi, diciamo, dalla parte di vento giusta. Voglio dire che estremamente liberale durante il regime liberale, è stato poi pronto a servire al meglio il regime fascista per più di 20 anni, ma poi con la stessa solerzia ha dimostrato di sposare le tesi più conservatrici tra il 45, il 48 e il 51, in cui i suoi scritti sono tutti a favore del mantenimento dello status quo e di tutela della magistratura. Per esempio, Azzariti scrive contro la Corte Costituzionale perché dice che non c'è bisogno di far nascere un nuovo organo perché sta difendendo le posizioni della Cassazione. Ma poi con la stessa maestria e con una certa disinvoltura, una volta messa sulle spalle la toga di giudice costituzionale e diventato presidente, difenderà strenuamente il ruolo della Corte Costituzionale, non solo con questa sentenza numero uno, ma da presidente anche ingaggiando una lotta politica dentro i palazzi, ma non meno dura con il governo. È una questione che riguarda l'ordine delle precedenze, cioè detto in altre parole, qual è il ruolo della Corte Costituzionale nell'organigramma dello Stato. Azzariti sosterrà che la Corte Costituzionale è più importante del governo perché è il garante della Costituzione insieme al Presidente della Repubblica. Il governo sosterrà che la Corte Costituzionale non può frapporsi fra il governo e il Parlamento e che quindi viene dopo. E questa è una battaglia che effettivamente Azzariti perderà perché nell'ordine delle precedenze, ancora oggi il Presidente della Repubblica è la quinta e non la quarta carica dello Stato. Il Presidente della Consulta. Sì. Sì, Il Presidente della Corte. Presidente della Corte. Grazie Massimiliano, insomma, chiarissimo e interessantissimo. Io diciamo, mi taccio e non so se ci sono domande o interventi. Solo una considerazione, innanzitutto un ringraziamento perché la complessità delle questioni toccate è enorme da un punto di vista storico. Effettivamente si toccano alcune delle più grosse questioni che vengono trattate, quella della continuità dello Stato. Il problema effettivo di quanto l'intellettuale, ora qui è il giurista, ma può essere ogni altra tipologia di figura intellettuale, sia effettivamente compromesso con il regime o quanto invece la sua tecnica e quindi sia uno scudo di fronte alla politica. Questo vale per tante professioni in quanto l'hanno utilizzato. Certo, sul diritto, che poi è la legge, fa ancora più effetto perché, diciamo, per il valore della norma in quanto tale. Ma anche l'aspetto dell'amnistia, e l'enorme problema, del rapporto tra il funzionamento dell'istituzione e la opportunità di un cambiamento dell'apparato, che viene rilevato peraltro dalle stesse comandi alleati quando per primi nell'Italia meridionale teoricamente avviano un processo di epurazione delle amministrazioni comunali del Mezzogiorno, poi si rendono conto che restano da soli e quindi richiamano le stesse persone che avevano allontanato. Quindi sono problemi enormi. Condivido molto questo tema diciamo, che è un po' tipico però di questo paese. Che si muove tra dannati e santi, no? Per cui da un lato si santifica, si fa i santini, dall'altro si condanna. Il rischio di identificare su una sola persona tutte le responsabilità comporta una deresponsabilizzazione generale degli altri, quindi diciamo è
è opportuno perché dopo tanto oblio finalmente si individuano dei problemi, però bisogna stare attenti a non fermarsi lì e quindi i riferimenti, le considerazioni che avete fatto le condivido pienamente. Resta alla fine di questa discussione un po' davvero questo senso di amarezza su una figura. Ora, diciamo, l'opportunismo pare evidente, questo davvero in senso così, di fronte, e qui, cioè un po' l'amarezza tra una carta costituzionale, quindi quello sforzo, quell'attività, e poi le miserie degli uomini, vorrei dire, che sono anche nel dibattito costituente, veniva citato ora da Irene prima tutta la riflessione sul tema delle donne in magistratura, quindi credo che questa amarezza sia utile, metodologicamente utile, per affrontare la complessità della ricostruzione storica, guardando con il giusto pessimismo alla natura dell'uomo. Ecco, un pessimismo che deve essere, veniva citato ieri sera, era una presentazione su un libro sui partigiani, quindi, cioè, evitare, guardare con pessimismo significa guardare con senso critico da questo punto di vista, per cui si riporta tutto alla complessità delle cose e si evita forse di indulgere in assoluzioni e condanne, ma si cerca la cosa più difficile, che è la ricostruzione degli apparati e quindi della complessità. Ecco, volevo solo annotare questo sulla figura di Azzariti, da non esperto ovviamente, però c'era una notazione che è stata fatta nel primo scambio, cioè di questa contiguità con il potere che da certi altri punti di vista vale anche per i politici del regime, cioè il fascismo e soprattutto il periodo di regime, Mussolini, il sistema centrale, non consente la permanenza al potere di figure che si discostino dalla linea. Questo vale in primo luogo per i politici, e la dimostrazione di un politico che sa adattarsi benissimo è Costanzo Sciano, che è l'unico che rimane al potere ininterrottamente per tutto il regime finché non muore, tanto è vero che è uno dei più sconosciuti, perché rimane al potere rimanendo nell'ombra, nell'ombra del duce. È interessante questa riflessione su come la figura tecnica si muove nella stessa dinamica. E allora apre tutta grande la considerazione di quanto in realtà anche la tecnica abbia un'anima politica. Cioè, la figura del tecnico puro non esiste, ecco. Ma è lì stesso condizionato dalla politica e, diciamo, piega la sua stessa tecnica alle logiche della politica, ecco. Non so se questo problema, se questa è una chiave, perché effettivamente nella interpretazione migliore, per mitigare gli effetti e sopravvivere agli effetti, o nell'interpretazione peggiore, l'opportunismo, però il tecnico in quanto tale ha sì la competenza specifica, ma poi è parte del sistema politico in cui ho, e quindi è interna a quello stesso sistema, per cui la divisione netta, diciamo, a etichetta, a categoria, a semplificazione tra tecnici e politici arriva a un certo punto in cui non è più tale. Cioè, sì sulla competenza, ma no sullo spirito del tempo. Non so se... Sì, mi sembra che questo sia un dato che ormai, diciamo, le democrazie amministrative, per così dire, contemporanee, abbiano già assunto, perché mentre lei parlava mi veniva in mente il meccanismo ormai conosciuto di marca anglosassone dello spoil system, che testimonia proprio questo, cioè il diritto da parte dei politici di scegliersi lo staff di diretta collaborazione in base a un rapporto fiduciario, e conseguentemente il diritto della classe politica che subentra, seppur entro certi limiti temporali e sostanziali, di sostituire quello staff, e che è, credo, la dimostrazione della giustezza di quello che diceva lei, cioè
oltre un certo livello. Fino a un certo livello l'amministrazione segue dei binari che sono quelli, per così dire, canonici dell'imparzialità, del buon funzionamento, a prescindere da chi guida la macchina, perché si tratta di rispettare regole generali e universali. Ma quando si supera un certo livello è inevitabile e necessario che i cosiddetti tecnici siano in realtà persone che lavorino in piena condivisione di intenti con l'organo politico. Quindi lo staff di un ministro, le posizioni apicali, le direzioni generali di un ministero, a questo servono. E questo è comprensibile, perché laddove non fosse così si creerebbe il rischio di una frattura fra la mente politica e il braccio amministrativo, che potrebbe paralizzare o, peggio ancora, tra virgolette, sabotare il buon andamento della macchina stessa e quindi ascendere la vita quotidiana dei cittadini, per così dire. Quindi questo ormai è un principio assodato che vigeva anche allora. Questo è vero. Per tornare all'inizio della nostra discussione, mettersi a fianco del proprio ufficio una persona come capo dell'ufficio legislativo non è una scelta neutra, non è una scelta tecnica. E il capo dell'ufficio legislativo, se vuole tenere quel posto, sa che deve soddisfare le richieste che gli verranno portate. Se non ritiene di essere in grado o di poter soddisfare quelle richieste, saprà che il risultato sarà la rimozione o il declassamento, per così dire. Quindi che un uomo come Mazzariti sia stato a fianco dei ministri, di 8 ministri della giustizia per 22 anni, dimostra in sé, diciamo, questa continuità e questa condivisione. Poi, lo ripeto ancora una volta, sono d'accordo che il problema non è Mazzariti, anche se io ho usato questa espressione, il problema Mazzariti, cioè se Mazzariti non è un problema, è però espressione di un problema più generale, cioè di un'intera classe giuridica che si è mantenuta e si è conservata anche dopo. Ecco, l'ultima considerazione che vorrei fare è questo, è che ovviamente lo ripetiamo ancora una volta, non cerchiamo capri espiatori, però a me quello che colpisce è che quando nel 55 Gronchi deve nominare i giudici costituzionali, sceglie De Nicola, su questo nessuno ha da obiettare, poi sceglie Mazzariti. Tutti sapevano il passato di Mazzariti, lo conoscevano tutti. E allora non solo nessuno protesta, ma anche la scelta di Gronchi è una scelta significativa. Non c'era nessun altro che poteva scegliere al posto di Mazzariti. Avrebbe potuto scegliere, che so, Calamandrei, per esempio, oppure avrebbe potuto scegliere Peretti Griva. Faccio nomi di magistrati o di giuristi che comunque erano riusciti a convivere con il regime fascista, ma senza compromettersi. Eppure sceglie Mazzariti. Quindi non era una scelta obbligatoria, è stata una scelta voluta ed è una scelta che riflette una convivenza e forse una connivenza fra apparato politico e apparato amministrativo. Sono completamente d'accordo, anche appunto la tecnica poi non è neutrale mai, no? Comunque è uno strumento che va finalizzato in direzioni più o meno condivisibili. Ma anche nell'ambito dei giuristi di regime ci furono fastidi, per esempio per come andarono avanti certi lavori di codificazione ritenuti troppo tiepidi rispetto alla ricezione dell'ideologia di regime. Quindi anche lì il rapporto è complesso, perché in quel caso sono i giuristi di regime ad accusare di schermarsi dietro la tecnica alcuni giuristi che a loro parere stavano confezionando codici non sufficientemente allineati alle direttive di regime. C'è un intervento, per esempio, di Costa Magna in Parlamento, dice non si può continuare a giocare a nascondarella tra una formula tecnica e un articolo di legge. Cioè l'idea che si stava eludendo, almeno in parte, il compito di integrale fascistizzazione del diritto su certi fronti, grazie a questo schermo della tecnica. Altre volte la tecnica è stata invece consapevolmente utilizzata per dar corpo a una visione dichiaratamente allineata a quella del regime. Quindi io lo dico, anche i governi tecnici non sono governi che non scelgono, che non hanno una direzione, sono governi il cui personale non ha una storia solamente politica o prevalentemente politica. Però ecco, questo è un po' un indispensabile punto di partenza.
Non so se ci sono altri. Se non ci sono altri, credo che dobbiamo ringraziare. C'è, scusate, ma vedo una mano alzata, io non so se è una domanda. Sì, vero. Francesca Picci, sì. Prego. Buonasera, sì, avrei una domanda, faccio una premessa, io ho una formazione storica e non giuridica, quindi spero di non dire appunto eresie. No, dunque, una prima domanda che rivolgo all'autore chiaramente è rispetto alla questione dell'amnistia Togliatti. Dunque, uno dei problemi principali che comunque gli storici, tra cui Franzinelli, ma anche altri, hanno individuato è proprio appunto un problema tecnico su come è stata scritta l'amnistia. In realtà non solo l'amnistia Togliatti, ma anche insomma, tutte le amnistie che hanno cercato in qualche modo di appunto creare un... di amnistiare anche gli stessi partigiani, e in realtà molto spesso insomma, hanno finito per condurre a processo queste persone. Quindi appunto il problema di come in qualche modo la tecnica giuridica si interseca con la politica. Questo, la domanda che mi ponevo appunto è se anche all'interno dell'amnistia Togliatti il famoso problema legato alla dicitura delle sevizie particolarmente efferate sia stato poi in realtà un problema in qualche modo voluto. Non so se riesco a spiegarmi, cioè se in qualche modo la tecnica, questo errore da un punto di vista tecnico, non sia stato in realtà un... diciamo qualcosa di voluto, di ricercato, no? In qualche modo, perché appunto anche secondo me, come diceva lei giustamente prima, è difficile attribuire a Togliatti questa responsabilità in senso lato. E, l'altra domanda invece riguarda il periodo diciamo di cosiddetta inadempienza costituzionale e quindi quegli anni che vedono appunto un vuoto perché la Corte non c'era, non era stata ancora istituita nonostante fosse stata voluta dalla Costituzione. Allora la mia domanda è chi abbia, a quale organo sia stato affidato il controllo di costituzionalità delle leggi, cioè era affidato alla Cassazione effettivamente? Questa è una domanda appunto da non giurista, e quindi mi chiedevo questo perché appunto quelli sono anni di repressioni di piazza e di forti non solo inadempienze ma anche proprio violazioni della Carta Costituzionale. Grazie. Allora, grazie a te. Sulla prima domanda io direi così, per la mia esperienza anche diciamo professionale, per lavorando in Corte Costituzionale, insomma per lavoro ogni giorno mi capita di dover studiare e leggere testi normativi e poi di verificare come i giudici costituzionali nel loro lavoro giudicano quei testi. La mia impressione, per così dire, è che soprattutto con riferimento agli aggettivi e agli avverbi, se vengono inseriti in un testo non è mai per caso. Ecco, per cui il fatto che si parli di sevizie particolarmente efferate è stata un'aggiunta non spontanea, per così dire, cioè c'è stata la volontà e c'è stata una riflessione chiaramente volta a delimitare, non voglio dire restringere, ma comunque, diciamo così, precisare il campo di applicazione dell'amnistia. Il legislatore, ogni legislatore, nel momento in cui deve descrivere una fattispecie, deve rispondere a un principio che è quello della sufficiente tassatività, cioè sufficiente descrizione della fattispecie per evitare appunto arbitri in un senso o nell'altro. Lì fu fatta la scelta di inserire quell'espressione e probabilmente chi lo fece, se non la certezza, aveva per così dire l'auspicio che l'applicazione sarebbe stata più ampia di quella che sarebbe successo in assenza di quell'espressione là. Ecco. Per quel che riguarda la seconda domanda,
In assenza della Corte Costituzionale, visto che la Corte Costituzionale è un organo nuovo che quindi non c'era mai stato prima, non è che non si potevano giudicare le leggi, a giudicarle era la Cassazione. I criteri con cui la Cassazione giudicavano erano criteri però non di costituzionalità, ma per così dire di legittimità. Ricordiamo brevemente che prima della Carta Costituzionale questo ordinamento si poggiava sullo Statuto Albertino, formalmente mai abrogato. Lo Statuto Albertino è una Costituzione flessibile, non rigida, cioè che ha la stessa forza di una legge ordinaria. Quindi era un criterio che permetteva di valutare le leggi, ma non si imponeva necessariamente sulle leggi. In ogni caso, a vigilare sulla correttezza del rispetto delle norme dell'ordinamento era la Cassazione. Per cui la Cassazione tra il 45 e il 48 sostiene proprio questo, cioè sostiene di vedersi attribuire un'ulteriore funzione, quello di valutazione della legittimità costituzionale. Non riesce in questo, perché alla fine i padri costituenti approvano le norme sulla Corte Costituzionale, e però quell'ostruzionismo che dicevamo prima fa sì che per 8 anni le leggi fasciste, formalmente ancora al loro posto, possano continuare ad essere applicate. Ci sono molti osservatori sui giornali, ad esempio, che commentando anche episodi di cronaca dicono probabilmente le cose sarebbero andate diversamente se ci fosse stata una Corte Costituzionale a dover giudicare quei casi. Quindi per 8 anni effettivamente il nostro ordinamento repubblicano vive in una situazione un po' sospesa, perché c'è una carta ma non c'è nessuno che può controllare che quella carta venga rispettata, il che significa che probabilmente in molti casi non è stata rispettata. Appena la Corte viene messa in condizione di funzionare, c'è la sentenza numero 1, ma ce ne sono anche altre che colpiscono più volte quel testo unico delle leggi fasciste, per realtà, perché il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è un testo fascista. E qui è anche molto interessante e molto coinvolgente anche leggere il dibattito nel Parlamento. C'è uno scontro molto duro fra senatori comunisti e socialisti e senatori, per esempio, liberali o molto conservatori, perché sono gli stessi uomini che si conoscevano anche 5 anni prima, 10 anni prima, e si confrontavano e se lo dicono dai banchi del Parlamento, cioè si dicono: noi con questa legge siamo stati perseguitati e voi con questa legge avete mantenuto le posizioni di potere. Ecco, questa era l'Italia di quegli anni, e si è dovuto attendere la Corte Costituzionale per cominciare progressivamente a rimuovere queste norme. Siamo arrivati all'ora prevista, all'ora in cui Boni, che ringraziamo, deve ritirarsi, perché aveva detto alle 6:30, quindi siamo alle 6:25. E quindi ci salutiamo con un ringraziamento vivissimo all'autore del volume, e un altrettanto ringraziamento a Irene Stolzi, che con la consueta vivacità ha gestito questo dibattito. Grazie molte a tutti quanti e buona serata. Ciao a tutti, arrivederci. Arrivederci.